me somebody. Let's go. Ed eccoci qua con questo protagonista che ha già calcato altri palcoscenici ed è già stato intravisto dagli schermi, non intravisto, più che visto, perché milioni e milioni di persone hanno visto l'uomo che ha cercato di fare l'uomo dai due rossi. Perché? Perché di rossi ce ne sono tanti, c'è il Paolo Rossi dell'Andorra, il Marco Rossi, ex capitano del Genoa, il Paolo Rossi che ha vinto i mondiali. Ce ne sono comunque tanti, no? Abbastanza. Ma un Tarcisio Rossi che si dividesse tra i guantoni da portiere e i fornelli dell'Antonella Clerici ancora dovevamo vederlo. Non si era visto. No. Abbiamo fatto tutti il tifo per Tarcisio Rossi più che quando difendeva le sorti dell'Oano in eccellenza che stava per andare quasi in quarta serie o recentemente nel campionato di promozione. Tarcisio, intanto ciao, grazie di essere con ciao noi. Ciao Stefano, piacere. Allora, penso che tra i nostri ascoltatori e tra le ascoltatrici hai avuto più ascoltatrici o ascoltatori a proposito? È una bella domanda. Ho avuto tante ascoltatrici, ho avuto anche qualche ascoltatore molesto, se hai posso qualche dire. Fidanzata gelosa? No, sono felicemente single da poco. Ah, quindi puoi benissimo essere oggetto di caccia da parte senza di tutte problemi. Le ascoltatrici. Allora, Tarcisio, senti, brevissimamente, tu hai iniziato a giocare a pallone che avevi... Sette giorni di vita qua. Sì, ho iniziato piccolissimo a Milano quando mi trovo ancora su, che i miei sono di lì, io non sono nativo di qua. E ho iniziato con un altro ruolo, se proprio te la devo dire tutta. Giocavo difensore centrale, perché fisicamente ero un poi po' più... Poi successo con i brasiliani, tu scarso l'ho messo in porta perché no, non andava bene, perché non ero neanche male. Ogni tanto quando sto bene fisicamente mi trovo a fare ancora in partitelle con amici a fare il difensore con ottimi risultati. Allora ti chiamo quando si chiama per beneficenza, così mi fai da supporto volentieri, e da stampella. Volentieri, tanto da stampella, adesso che le ho appena tolte posso... È vero, perché tu al di là dei fornelli dove hai rischiato di scottarti, veramente si sei già scottato con un infortunio non da ridere, che l'ha tenuto lontano per mesi e mesi dai campi di calcio. Fisicamente parlando, tanta sfortuna. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io a livello fisico. Infortunio tra l'altro tanto banale quanto grave. Stupido, giocando a pallone, eravamo appena retrocessi dall'eccellenza alla promozione, per cui immaginati l'umore, quale sia potuto essere. E a scuola, una partitella così tranquilla, educazione fisica, mi ha fatto una girata alla gamba che veramente non sentivo dolore perché ero talmente stranito dagli eventi, dal vedere quello che era successo, non lo credevo possibile. Mi sono trovato con la gamba girata al contrario e ho detto, è successo, cosa è successo? Poi il dolore è arrivato dopo, e come? E spero di essere pronto a tornare in pista. Hai già avuto l'ok per cominciare ad andare a correre? Sì, ho già avuto l'ok per ricominciare ad andare a correre. Mi hanno detto che piano piano, in tempi che saranno più brevi di quello che penso io, di poter ritornare a utilizzare il pallone. E spero di rimettermi in forma alla grande per la luglio, prossima agosto per la preparazione, e a settembre si ricomincia. Si ricomincia. Dove non si sa, anche se il tuo cartellino non è di San Francesco, ma magari al momento in cui il 22enne, perché appena 22enne, Tarcisio Rossi si rimette in pista, sicuramente avrà una pletora di società che lo cercheranno per ingaggiarlo. Senti, però è stato un altro tipo di match quello che hai disputato su Rai 1 nel, non chiamiamolo salotto, ma è diventato un salotto anche questo, tra la Moroni, tra Bigazzi, sì, tra la Clerici, un po' ma soprattutto avevate 20 minuti di tempo, non 90 minuti di tempo, per dare il meglio di voi stessi. Com'è stata questa esperienza? È stata una bellissima esperienza, una volta superato lo scoglio della timidezza iniziale, perché uno è lì che si guarda, vede la luce rossa e prima di entrare fisicamente in diretta vedi quella luce che lampeggia e dici, a lunedì mi sono guardato e mi sono detto, ma adesso veramente sto per andare in diretta davanti a tutta l'Italia, ma se poi faccio qualche brutta figura, se poi dopo i primi 3 secondi uno comincia a realizzare, sei in ballo. Anche perché un po' avevi l'Antonella che ti veniva a subissare di domande, sì, in non cui è raccontato facile. Praticamente in un mix agrodolce tra infortuni e possibilità e speranze di carriera, anche professionale,
tutta la tua vita, ma poi dovevi anche darti da fare con coltelli, piatti, tegami, pentole, acqua bollente. Ma dove è nata questa propensione per la cucina? Non certo cucinando gli attaccanti avversari in porta. No, non per quello, è nata a casa, nel tempo libero, che tornando a casa spesso e volentieri mi trovavo da solo a casa e o c'erano i cibi precotti oppure mi davo da fare, potevo cucinare e mangiare qualcosa di buono. Mi sono scoperto relativamente bravo, cucino non troppo spesso ma mi diverto, cucino anche per amici a volte. L'esperienza della Crelci in cucina ti ha arricchito anche culinariamente, anche gastronomicamente. Indubbiamente, perché vai a lavorare con professionisti del settore, persone che sanno fare quel lavoro lì, persone con un'esperienza, che l'esperienza è sempre fondamentale in qualsiasi campo, ma in quello soprattutto, perché la cucina non la puoi studiare sui libri. Anche perché ogni giorno cambiavi compagno. Ogni giorno sì, ti trovavi lì al mattino ed è tutta improvvisazione, perché tu non sai materialmente il giorno prima cosa vai a fare. Tu ti trovi lì, viene il cuoco al mattino un'ora prima e ti dice: guarda che oggi facciamo questo e questo, lo sai fare? Sì. Bene, non lo sai fare, se balla e balla. Allora, abbiamo un minuto per confidare a spettatrici e spettatori quali sono i segreti più riposti nello scrigno che conserva gelosamente Tarcisio Rossi. Diventare un grande portiere, magari finire la categoria professionistica. Diventare un grande chef, ho visto che stai seguendo gli studi di giurisprudenza, un grande avvocato come professione di famiglia. Di sogni nel cassetto ce ne sono parecchi, alcuni purtroppo per strada li si deve abbandonare, perché non è facile per nessuno. Il calcio purtroppo ha avuto una mazzata da giovanissimo, questo infortunio qua che mi ha tolto dalla scena nel mio momento migliore, però si può tornare, e più che ambire a qualcosa di tanto grande, si può tornare a togliersi delle soddisfazioni, anche magari verso gente che non ha creduto, verso gente che... E diventare anche un bravo avvocato. Diventare anche un bravo avvocato sì, si può fare, anche perché nello studio di famiglia ce ne può essere sempre bisogno. Ecco, proseguendo e incrementando il tipo di famiglia. Tarcisio Rossi, portiere che ha parato anche tutti i cibi possibili e immaginabili nella trasmissione tra le più televiste dalle famiglie nell'orario di punta di mezzogiorno. Ciao portiere, ciao, a presto Stefano, in campo. È stato un piacere, a presto, alla prossima. Ciao a voi. Help me somebody.